Bella raga, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati, siamo ancora qui con la nostra carriera allenatore, siamo qui con il nostro Giuse360, ciao Giuse! Ciao ragazzi, ciao a tutti, eccoci qua, siamo tornati con una serie, un video molto molto particolare, giusto? Una cosa mai fatta. Esatto, io e te quest'oggi, preparati perché diventeremo degli osservatori, preparati! Sono già emozionato, guarda, mi tremano le mani. Fantastico. Allora ragazzi, abbiamo scelto l'Atalanta perché comunque l'Atalanta, tu non so se lo sai, ma un settore giovanile veramente fantastico, insieme sì, magari a quello dell'Inter che è forte. Però ragazzi, fatemi sapere magari voi nei commenti chi è secondo voi il club che ha il settore giovanile più forte in Italia e non. Secondo te, Giuse? Guarda, visto che siamo con l'Atalanta, io dico Atalanta, sono di parte, va bene? E invece tipo al di fuori dell'Italia? Settore giovanile più forte al di fuori dell'Italia? Sì. Guarda, io ti dico il Barcellona, io sono innamorato del Barça, quindi ti dico la cantera del Barça, ti dico. Io invece dico Ajax. Ah, ok, sì. Io invece sono puntato lì, veramente, ti giuro, io un viaggio in Olanda me lo devo fare. E magari ti porto anche, andiamo a Amsterdam, ok? Ok, però solo se vieni a Camp Nou, eh. Sono 4 anni che sto aspettando qualcuno per andare al Camp Nou. Se vieni tu, per me, allora può... andiamo. Va bene, okay. Ragazzi, 20.000 mi piace in questo video e Giuse mi porta al Camp Nou. Oh, lo fai? Va bene. Oh, lo fai veramente, prometti? Certo, lo prometto, lo giuro. Ragazzi, avete sentito. Comunque, la sfida di oggi in cosa consiste? Allora, praticamente, come potete vedere qui, c'è lo staff primavera con il vivaio, cosa che conoscerete benissimo, soprattutto per la serie Da un milione a un miliardo. Noi andremo ad assumere tutti e tre gli osservatori. Ovviamente io sto facendo vedere tipo i vari osservatori. Cioè, guarda qua, questo Andrea Russo vale 4 milioni, ha 5 stelle esperienza e 5 stelle giudizio. Sì, sì, anche il mio, Alessandro Costa, 5 di esperienza, 5 di giudizio, 4 milioni. Possiamo già acquistare, no? Che dici? Esatto, ma tra l'altro, cioè, io sono un pochino con questa leggenda che l'osservatore italiano va mandato in Italia perché comunque trova dei talenti più facilmente nella propria nazione. Secondo te è vera o è una leggenda? Secondo me è una leggenda. Guarda, non do così tanta fiducia a questo gioco. Secondo me hanno fatto tutto quanto casuale, quindi per me tutto quanto uno casuale. Vale l'altro. Sì, secondo me sì. Ok, allora io prendo anche questo Nikos Antoni, che è greco. Anche lui 5 stelle esperienza, 5 stelle giudizio. E l'ultimo osservatore, vedi? L'ultimo osservatore non ce l'ho da 5-5, ce l'ho da 4 stelle esperienza e 5 giudizio. Tu? Anche io, infatti già il secondo io non l'ho fatto 5-5, non l'ho preso così. I miei osservatori sono più forti. Sì. Comunque dai, prendo questo francese. Quindi ne ho 2 da 5 stelle esperienza e 5 stelle giudizio e uno da una stella in meno, quindi 4 stelle esperienza e 5 stelle giudizio. Okay. Tu invece? Io invece ho il primo italiano 5-5, quello tedesco 5-4 e quello invece quello lì slovacco 4-5. Ok, allora, dai, qui adesso ognuno di noi dovrà fare le proprie scelte, perché vince chi trova il miglior giovane per rapporto qualità, statistiche, prezzo e soprattutto overall ed età. Quindi mi raccomando, Giuse. Certo, io infatti, ovviamente, come sto già facendo, quello italiano Alessandro Costa lo mando in Argentina a trovare il nuovo Leo Messi. Allora, no, io invece pure lo sto mandando in Italia e cerco in un ruolo abbastanza specifico in Italia, perché l'Italia è famosa per una determinata tipologia di giocatori. Non ti voglio dire niente perché non voglio fare spoiler, però i ragazzi staranno leggendo, quindi il primo lo mando in Italia. Così, leggenda non leggenda, noi andiamo tranquilli. Ok, facciamo sempre 3 mesi oppure come sì, oppure sì, tre facciamo mesi, noi? 3 mesi. 3 mesi, va bene. Ok, il primo a me è in Argentina. Ok, questo Nikos Antoni, greco, sinceramente di mandarlo in Grecia, no. Devo un attimino capire dove mandarlo, perché comunque lo vorrei tenere sempre in Europa. E magari lo manderei qui in Belgio e cercherei giocatori tipo così, perché comunque conosco tanti giocatori originari comunque del Belgio forti in questo ruolo, quindi mandiamolo 3 mesi a cercare
questi ruoli in Belgio. Ok, io la sto facendo un po' particolare, perché io non vado sul classico, io l'ho mandato, il mio secondo l'ho mandato in Sudafrica a cercare qualche talento. Qualche... Guarda che lì ci sono i migliori, e noi non lo sappiamo. E poi l'altro lo vorrei mandare tipo in Cina, dai, in Cina. Ok, dai, mi stai facendo venire voglia di utilizzare il mio Baumon, il mio francesino, e mandarlo anche qui in posti sconosciuti. Ok, in Cina io cerco un regista, il mio regista deve essere cinese. Se vinci, Giuse, veramente. Allora, sai dove lo mando io il francese? Dove? In Venezuela. Madonna, lì sono forti. Vabbè, dato che tu mi hai detto che mandi a cercare il regista, ti dico che io vado a cercare l'attaccante venezuelano. Non si sa mai che esca fuori un fenomeno, il nuovo Ronaldo venezuelano. Sì. Va bene. Ok. Io li ho mandati. Tu? Anche io, sono già pronto. Ok, allora dai, ragazzi, simuliamo e aspettiamo il primo resoconto finale. Ok, 31 giorni, giusto? Quindi andiamo al primo agosto. Ok, ragazzi, allora io ci sono, mi sono arrivati tutti e tre i resoconti finali. E a te? Sì, anche a me, eccoli qua. Sono tornati, sono vivi dalla prima esperienza. Dalla Cina e dalla Sudafrica. Esatto. Va bene. Allora, inizio io, te ne dico uno per uno, ok? Va bene, ma qua ne sono tanti, anche a te. Di giocatori? Sì, sì, ne sono sei a testa, secondo me. A me sei mi ha dato questo argentino. Aspetta, allora, fammi cercare un attimo il mio Beaumont, che è andato in Venezuela. Questo qui? No, ok, questo qua, no, niente. In Venezuela ho trovato questo Manuel Barrios. Lo ingaggio, però, niente di che. Io ho trovato uno che si chiama Eusebio Bustos. Madonna, solo perché si chiama Eusebio di nome io lo piglio. Quanto ha? Boh, non lo so. No, aspetta, ho tolto. Era tipo 70-90, mi sembra, non lo so. Dopo vado a vedere di nuovo. Ok. Allora, vado a cercare adesso questo Antoni, che se non erro era questo qui mandato in Belgio. Questo qui può essere interessante, ma no, ragazzi. Cioè, non è quello che cerco io, non è quello che cerco io. Poi qui addirittura i 70 vari, niente. Io Calata! Potenziale 68-92. Me lo porto subito e poi ti dico la lista finale con tutti quelli che ho preso, va bene? Esatto, poi andiamo a vederli nel vivaio. Io per adesso ne sto prendendo uno per ogni osservatore e vado da Russo, che è quello lì che è rimasto in Italia. Ok, questo qui lo porto a casa. E questo qui, questo qui è forte, raga. Questo qui è forte, vale già 425.000. Non è ancora quello che, di cui abbiamo bisogno, perché ha 17 anni. I veri top player hanno tipo 15 anni con un valore di 800-700 mila. Però andiamo nel vivaio e ti dico già gli overall dei miei fantastici 4. Ok. Allora, ho trovato Fabio Guidi, è un difensore centrale italiano, 16 anni, valore totale 53 e costa 120.000. Poi Lucas Peters del Belgio, 17 anni, 56 di overall, vale 200.000. Questo qua è il mio più forte, Alessio Ferrari, terzino sinistro italiano di 17 anni, ha un 60 di overall e vale 425.000. E infine Manuel Barrios, 17 anni, 57 di overall, COC del Venezuela, vale 210.000. Ok, allora io ti dico, io ne ho presi 5. Ti dico quello più forte, che è Eusebio, appunto, come ho detto prima, argentino 60 con potenziale 76-94 con valore 450.000. Il più forte che ho trovato. Poi c'ho lui. E quanto ha di totale? 60. 70? 6-0. Ah, ok, cavolo, mi sto spaventando. Forte. No, 70, madonna, me lo mettevo subito in campo. 60, infatti. Ci sta, dai, ci sta. Poi altri, sinceramente, niente di che, un altro 60 che ha 375.000 di valore con potenziale 68-92. Poi ho trovato un 57, un 56 e un 54 che ha un potenziale di 72-94. Però per adesso quelli più forti sono Calata del Sudafrica e Eusebio l'argentino. Va bene, ora come ora stai vincendo tu. Però adesso, ragazzi, passeremo al mese successivo e vedremo anche se questi giocatori dal vivaio comunque cresceranno oppure saranno da scartare via. Quindi, Giuse, andiamo al prossimo mese. Prendiamo il volo e torniamo in Cina o comunque dove dobbiamo tornare. Andiamo.
Ok, allora è arrivato il resoconto del vivaio e soprattutto i tre nuovi aggiornamenti. Quindi andiamo a cercare subito. Vediamo qui in Venezuela da parte mia. Oh, questo forse sì, ma nulla di che. Quest'altro nulla di che, ragazzi. E quest'altro ancora nulla di che. Dovete capire che ok, magari sì, sì, vediamo tipo potenziale 75-94, però poi vale 100.000 e ragazzi è un giocatore che purtroppo non è un top player, sì, è inutile. Non diventerà un fenomeno, esatto. Sì, sì, sì. Allora, io ho trovato un fenomeno, te lo dico. Sì. Sì, adesso sto guardando anche gli altri, poi ti faccio il resoconto. Qua in Cina non esce nessuno di forte, mannaggia la miseria. 400.000, eccolo qua, l'ho chiamato. 400.000 di valore. Questo potrebbe essere buono, eh. Un altro 210.000, l'ho occupata alla grande. Comunque sono molto molto soddisfatto di quello che sto facendo. Per adesso che me, quello me più invece... forte. Sì, dici. No, dicevo, a me invece, cioè sì, ho trovato tutti quei giocatori che magari hanno 17 anni, valgono 200.000. Che sì, si vede il 94 di potenziale, ma cioè non me ne faccio assolutissimamente niente. Ok, io invece per adesso ho 261. Miguel Fuentes, quello che ho trovato adesso, vale 625.000. A 61 con potenziale 80-94. E poi c'è sempre quello di prima, il mio Eusebio, che è ancora a 60. Io invece gli altri, tipo, li posso anche togliere alcuni. Tipo questo Guidi qui, ragazzi, lo cedo perché non fa niente. Ti ricordi quel mio Ferrari che ti dicevo italiano? Sì. Adesso ha un valore 61, potenziale 81-94 e vale 500.000. Quindi dai, andiamo a cercare, rimettiamoci ancora in viaggio. Andiamo a cercare l'ultimo mese in queste postazioni e poi al massimo vediamo. Siamo pari per adesso, quindi 61. Sei un pochino messo meglio tu, diciamo. Chi lo sa, vediamo. Io sto già avanzando, sono carico. Ci vediamo ad ottobre. Ok, allora ho come sempre il resoconto finale che guardiamo dopo e poi l'ultimo, se non erro, resoconto dei giovani talenti disponibili. Anche tu? Sì, anche io sto già selezionando i migliori. Ma non lo so, per adesso niente di che, No, niente di che? No, devo cercare qualcuno di forte. Sto scartando quelli che valgono 100.000, perché alla fine non servono a nulla. Cioè, mi serve. Ti giuro, pesante. In Venezuela ogni volta vedo 15 anni, potenziale 94. Tipo, io tutto speranzoso clicco, vale 70.000. Cioè, in Venezuela niente, mi prendono in giro. Sono quei giovani che ti diventano forti al 70° anno di carriera. Sì, anche in Belgio, strano, perché di solito il Belgio è abbastanza famoso per talentini vari, però tutti 200.000 valgono, non lo so, niente. Però spero nell'ultimo in Italia, vediamo ragazzi, vediamo. Ma io nulla, però nel frattempo Fuentes mi è diventato 62, In questo giro non ho praticamente preso nessuno, perché nessuno mi convinceva. Aspetta, io ho trovato un Davide Moretti, 15 anni, 250.000. E ha 15 anni, Sa. Secondo me sì, questo qua può crescere bene. Ovvio, non è quello su cui puntavo, su cui speravo soprattutto. Però vado a vedere anche comunque il mio vivaio. Vediamo il nostro terzino sinistro Ferrari. È rimasto 61. Niente. A 58, 15 anni 58 Davide Moretti, bello. Ci forte sta. CDC. Sì. Ma sai, allora, questo Miguel Fuentes è veramente veramente forte. Madonna mia. Sì. Sì, fortissimo questo qua, per la carriera, mio Dio, è qualcosa di assurdo. Io direi di fare l'ultima cosa. Simuliamo tipo fino a gennaio, così gli diamo un minimo di tempo per crescere e poi lì determiniamo e capiamo chi ha vinto. Che dici? Ok, andiamo, speriamo bene. Sono molto molto fiducioso per quel giovane, veramente forte. Ok, io ci sono, Giuse, tu ci sei? Anche io, appena arrivato, ci sono. Perfetto, dai, vediamo chi è il miglior osservatore del West. Andiamo a vedere il nostro vivaio, sperando che qualche giovane non sia scappato, perché può anche succedere. Allora, addirittura sto Alessio Ferrari è diventato maggiorenne in tutto questo tempo. Auguri! Anche il mio Eusebio, 18 anni. No. Allora, io ho già il mio fiore all'occhiello qua, l'ho messo a schermo. Anche il mio. Allora, dico prima il mio o prima il tuo? Allora, diciamo prima di tutto quanti anni ha. 17 il mio.
Il mio 18. Ok, quindi questo è un punto a favore mio, perché sì, è giovane. Sì, sì, okay. Sì, sì. Diciamo il potenziale. Potenziale 94. Da? 84. 84-94. Uguale al mio. Mamma mia, ok. Diciamo il totale? 6-3. 63. Io 62. Ok, dai. E il valore? 925.000. Hai vinto la grande, il mio 650.000. Ed è stato ancora quell'Alessio Ferrari, che diventa maggiorenne. Però certo, questo qui ragazzi, cioè, crescerà bene, perché minimo 84 di potenziale. Però sì, insomma, sì. E il tuo di che nazionalità è? Argentino. Tutti argentini, tranne un cinese praticamente, due cinesi. Però guarda, io faccio notare anche Eusebio, che se non sbaglio Eusebio è praticamente uguale al tuo, 85-94 di potenziale, 62 di valutazione, quindi guarda, il tuo valore 700.000, è pure più forte. Sì, è veramente veramente forte, questo qua. E di dov'è che era Eusebio? Argentino, anche lui. Tutti argentini. Cavolo, sì, hai fatto veramente bene. Ti sei affidato ai tuoi argentini e esatto. hai vinto, grandissimo. Niente, io ho detto mando tipo i difensori in Italia, cioè mando il mio osservatore a cercare i difensori in Italia, perché sai che comunque la difesa italiana è sempre stata fin certo. dagli inizi un classico. Poi ho mandato a cercare le ali in Belgio per i vari Eden Hazard, eccetera eccetera, Thorgan, eccetera eccetera. Comunque il Belgio ha dei buonissimi, soprattutto giocatori veloci, basti pensare anche a Mertens. Però niente, mi ha trovato questi giocatori qui, potenziale 80-90, ma non si vincono le sfide. E poi niente, sti giovani in Venezuela che sì, hanno tipo potenziale 85-81, ma nulla di che. Sì sì, ma anche io ho fatto un buco nell'acqua con il Sudafrica, la Cina, non mi ha trovato nessuno. Cioè il più forte è praticamente un 61. Anzi, ho un 61 cinese e un 61 del Sudafrica, però hanno potenziale massimo 78 e 81, quindi veramente sono scarsi, scarsi, scarsi. Però sono veramente contento di questo Miguel Fuentes, questo è forte, 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 madonna mia. A voglia. Una bestia, secondo me. Sì, sì. Ho voglia, quello ti diventa 94. Fortissimo, fortissimo. Vabbè ragazzi, detto ciò, arriviamo a 10.000 mi piace. Che ne dici di portare un episodio 2? Magari proviamo a mandare i nostri osservatori in posti diversi? Certo, assolutamente. Anche perché è molto molto bello scovare questi talenti. Perché non sì, sono sì, sì, classici. Mi sono divertito buoni. Tanto. Sì, mi sono divertito veramente tanto, perché è un po' come tipo una caccia al tesoro così. Esatto, sì, sì, veramente, veramente bello. Va bene, Giuse, dai, io ti ringrazio. Prendi il volo e torna in Italia. Io faccio lo stesso. Noi ci vediamo in Argentina. Io qua ritengo il mio pupillo, il mio giocatore. Noi ci vediamo ragazzi. Passate dal canale di Giuse ovviamente. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi. Ciao ragazzi. Ciao, bella.